Buongiorno con il team già operativo. Abbiamo Pierpaolo la parte fotografica, Alessio la parte aerea. Buon Vito, sempre presente, spettatore. Tra un po' si va a posizionare, i poteri forti si posizionano. Ma che girano come al solito. Comunque ragazzi, oggi Race of Champions, i più forti del 2023 si sfidano in una gara unica. Due griglie da 7 piloti. Angelo, cosa ne pensi? Siamo carichissimi. Cazzo, oggi è dalla Madonna proprio. Mamma mia. Oggi è micidiale. Oggi meglio della MotoGP. Mamma mia ragazzi, mamma mia, basta dire che lì in fondo abbiamo Toprak, il nostro staccatore. Comunque ragazzi, si va in pista. Il Team Rom. Il Team Rom oggi è sempre operativo. Sì, il Team oggi, Rom. Oggi è tutto. O si spacca. Oggi non Roma. Non c'è ignoranza. Oggi ignoranza. La sede di legno l'hai portata per questo gioco. Oh, com'è Coppa? Prendasi di legno, facciamo il portello. Ora il motociclismo romantico, dici? Valerio, dici? Bello, tutto bello, veramente bello. Ma aspettavo, invece è molto molto bello. Cavolo. Ovviamente di T03. Aspetta che si vede il pollice in su. Cioè, sarà consigliati, eh? Consigliatissimo. Adesso ragazzi, ti sei pentito di non essere venuto tutte le volte che vale che Angelo ti ha detto ma vieni. Successivamente recupero. Quindi ragazzi, sicuramente lo vedremo spesso questa sensazione. Sì. Bello, bello. Ci sono. La finestra del confessionale, ragazzi, allora, noi siamo diteci, prontissimi, come è andata la qualifica? Bene, benissimo. Confidenza. C'è feeling? C'è molto. C'è positività? C'è da battaglia. C'è il team, ha lavorato bene per preparare la moto, in pista c'è grip. C'è grip. C'è qualcuno che ti ha trainato, qualcuno che ti ha ostacolato? Mi sono mantenuto la Luciana della tua. Va bene, non ti sei accorto che avevi una zanzara volante che ti seguiva per tutto? Mi sono accorto, provato poi a mettere il gomito. Si è incagliata la ginocchia per terra, sta stupendo. A me si è incastrato un po' lo stivale un paio di volte, grattava lo stivale anziché grattare la saponetta. Gianlu, allora c'è feeling, come va la bene, vedi? Ci siamo, come ci la siamo. Vedi questa modalità simulazione? Come la vedi? Ci piace. Siamo allora fiduciosi per la gara e daremo il massimo. Va bene, vediamo un attimino come si parte. Se non si schianta la prima curva. Ma bando alle ciance, ragazzi! Ciancia qui hanno grande. Hanno visto, cioè. La prima sessione, cioè parliamo cosa avete niente. Visto? Le bagarre, i sorpassi contro sorpassi, l'organizzatore sì. Che dicono che non deve partecipare agli eventi, perché lui organizza, lui vince, lui io non vinco, cioè io mi prendo mazzate perché mi sono preso un attimo. Il long la penalty, cioè, me lo devo fare. Dai, anche le gomitate, le gomitata ci stava, cazzo, l'altra volta se n'è andato, cioè ho detto non esiste, ho detto mi stendo non passa, ho detto perché se mi stendo stava attaccato, quindi cadeva pure lui, capito? Era una questione di principio, però poi Gennaro ha detto ma questo è un Mark Mark, ma dove sta svegliato? Ma dove è uscito? Vabbè, comunque giovani, mo facciamo sessione dei pro e vediamo che cosa ne esce, va? Dei pro, Piero, che siamo in Piero, il Team Rom, Piero, il Team Rom, mi raccomando, Piero, mi raccomando, che abbiamo la sedia di legno per festeggiare, ricordatelo. Ma sai che abbiamo buongiorno belli, buongiorno ragazzi. Col buon Gabriele della Motorbike School Puglia. Attenzione che qui oggi ci troviamo a commentare Race of Champions, l'eventone, perché qui abbiamo tutta la chicca, la creme della creme dell'anno I 2023. Dei migliori. Dal primo evento ne abbiamo visti passare tanti, quindi abbiamo racchiuso i migliori 12-13 in quella che è la Race of Champions. Ok, diviso in due categorie, la Velocity del primo gruppo e il Pro. Quindi il primo gruppo troviamo Gianluca, Piero, ho detto Toprak, lo staccatore d'emozioni, Gaetano, poi micidiale Gaetano, poi Angelo Falco da Foggia, da Nord, quindi Marco, New Entry, si è fatto notare la prima, e poi Giuseppe, il grande Romeo, non poteva mancare, e poi Lorenzo, una New Entry, un nuovo neofito, quindi ritroviamo tutti belli agguerriti. Come li vedi maestro? Girano quasi tutti sullo stesso tempo, quindi sarà combattuto, sarà combattuto. Io li vedo già quelli, però attenzione che il nuovo arrivato direttamente da mattina, il buon Gianluca già cerca di scappare, però troviamo nelle retrovie un Gaetano pronto a inseguire Piero si fila subito sull'amico di Angelo, su Lorenzo. E qui troviamo un bel quartetto iniziale, Gianluca, Marco, Gaetano e Piero, esatto, quindi i soliti quattro, ma questi fantastici quattro è da vedere come si comporteranno, perché Gianluca
fatto di cappello, eh. Sta già scappando via Marco, che è uno dei migliori, se la deve sudare, eh. Eppure Gaetano lì, eh. Sì, ma Gaetano lo vedo un po' che sta arrancando in questa gara 1. Non lo so perché lo vedo lento. Tu dici che è lento. È lento oggi. Non riesce a tenere il passo, lo vedi sofferente. Vedremo, ma... Piero perde un po' di terreno invece nel frattempo, eh. Attenzione, perché il trio Medusa si sta allontanando, eh. Sta sgranando sì, tutto, si eh. sta sgranando. Gianluca ormai è andato. Beh, Gianluca lo vedo bello consolidato, una pura, sta giusto. Una e mezza, Gaetano arranca nel cambio di direzione, quindi è da vedere. Qui non è facile, eh. Non è facile, perché la pista è tecnica. Piero lo troviamo sempre che calma il cordolo, che lì sono scivolosi e a cadere non ci vuole niente. Però qui bisogna dire che comunque Gaetano è lì, però la sorpresa è Gianluca, cioè questo viene da dove viene, allenamento fantasma e vince. Sta cercando di portarsela la vittoria. Piero sta arrancando, però Gaetano e Marco li vedo lì. Stanno combattendo. Secondo me Gaetano si deve dare una mossa. Allora, un se vuole. Piero che sta provando a riagganciarsi al gruppo. Però si vede dall'ombra che lo sta tampinando. Vedi, ma la curva ormai sono andata. Stavo già passando una curva di distacco, quindi è tosta. Il circuito, l'abbiamo detto, ragazzi, è tecnico. Questa parte poi di serie di curve, tornanti e tornantini, sono tutte, non dico ripartenza, ma vanno studiate e fatte con una certa percorrenza. Cioè ci vuole molta tecnica. Basta sbagliare la terza curva del circuito e ci sbagliano tutte di conseguenza. Pensa che bello. Intanto qui Gaetano sta tampinando Marco, eh. E Piero pure non viaggia da solo. Vedi dietro c'è Lorenzo, Subito che cerca di... Cioè... Si è agganciato e lo vuole passare. Si fa notare. Attenzione perché qua. Vedi all'ombra. Si vede. Deve giostrare. Per il team Rom. Però pure Marco e Gaetano. In due curve si sono rifatti sotto. Non è difficile pensare a un finale al cardiopalma. Perché qua la vedo bella. Bella tosta. Piero con Lorenzo dietro. Bella tosta. No, Piero resiste. La chiude bene. Vedi, stretto al cordolo, taglia la curva, si butta dentro. Questa addirittura la fa meglio di me. Vedi, riesce a allargare. Qui è un po' largo, troppo corto. È sempre un po' largo, Piero, mannaggia. Intanto qui. Gaetano, l'ho ripreso Gianluca. Gaetano soffre. Comunque, Gaetano è veloce. Questa S la fa veloce perché vedi come si rifà sotto. Però lì è. Non è semplice, passa come abbiamo detto negli altri due video, non è semplice passare, quindi... Come vedi tu, come in questa sessione di Velocity, che può concludere la sessione 1 e la sessione 2? Però guarda, in questa cura... Gaetano perde margine, Gaetano avrà fatto un errore, perché Marco si è fatto sotto Gianluca e Gaetano ha mollato un po', quindi secondo me ci sarà stato un errore. Attenzione a Piero Lorenzo, qualche rischietto se lo sta prendendo pure Piero per cercare di tenerlo dietro, eh. Ecco, lo vediamo arriva. Gianluca e Marco, occhio. Marco è arrivato. Però Gaetano... Non lo so, deve forse sperare si sta, in un errore. Forse dirlo. Si sta accontentando, che dici tu? Non lo so, non è uno magari che si è stancato, ha fatto un errore determinato. Termina così la sessione. Il podio Gianluca, Marco e Gaetano, in quarta posizione da decidere l'ultima curva. Vediamo si al cordo, la chiude bene, occhio che arriva anche Serafini. Piero quarto, Lorenzo quinto e Giuseppe Serafini. Quindi l'abbiamo visto chiudere bene, dai, ci sta. E qua si parte subito con la sessione 2 della Velocity. Attenzione perché Marco chiude tutto le porte e qui Piero deve recuperare. Gianluca all'interno non riesce. Gianluca perde terreno, non è incisivo come la prima sessione. Dentro Gaetano. Però Gaetano come sta? Mamma la rivincita che vuole, guarda come chiude. Attenzione perché Gianluca è rimasto intruppato, lo vedo quarto e mamma come sbirnice, ha detto Giuseppe. Piero, vediamo se riesce a passare quinto, a curva 1. Vediamo che riesce a fare, è uscito un po' male. Marco e Gaetano stanno già scappando via. Gianluca dietro, vediamo dentro. Mamma staccata di Piero, contatto di spallata, lo porta leggermente in largo, quarto, dai Piero, vai per il team Rom, che si possiamo prendere il podio. Cade! Mamma, caduta di Giuseppe. Ma niente. Gianluca tende ad andare avanti, bandiere gialle, però diciamo che per Giuseppe non è stata una giornata...
Non è stato Gianluca, Gianluca problemi, però attenzione, Gianluca problemi, problemi per Gianluca, alza la mano, eh. Mamma, peccato, peccato, perché poteva essere incisivo. Intanto Marco e Gaetano, per Marco la vedo dura. Qui ritroviamo un Gaetano, ma come abbiamo detto, smart, Gaetano, in questa giornata non ha dato del suo meglio. Non ha dato il meglio, però secondo me è uscito il meglio adesso e potrebbe essere incisivo. Attenzione, perché lì vedi, vedi, lo vede, secondo me sarà incisivo. Comunque Piero è là, Piero non è solito, è comunque sul podio, sei sul gradino del podio. Sul podio, perché con la quarta posizione di prima e la terza di adesso potrebbe essere un bel vedremo, podio. Vedremo cosa riuscirà perché a fare. Perché Gianluca porta una ho doppiato. Occhio, un po' di fraintendimenti però qui, occhio, attenzione. Mamma, staccata di Gaetano come gli arriva sotto a Marco, mamma. Mamma, attenzione, ecco, ancora Piero, problemi per Gianluca. Ancora non riesce a riprendersi, forse problemi. Aveva avuto problemi alla moto, probabilmente. Sicuramente. Intanto Giuseppe si rimette in piedi, pure lui riprende la sessione. Vediamo qui Marco e Gaetano, cosa stanno combinando. Non dobbiamo Piero, perderci con la fa Piero. Piero è un po' largo, mamma, questo cordolo. Ecco che arriva la curva 2. Mamma, come sono attaccati, ragazzi. Qua, qua è da seguire. Qua attenzione, la regia internazionale li comincia a seguire. Che riprese dal drone? Mamma mia, il nostro pilota, ringraziamo Alessio per le sue riprese e il buon Mr. Gaetano, X. Gaetano, come si avvicina l'ultima curva. Comunque ultimamente la fa meglio di me l'ultima curva. Io la tendo ad avviare. Chi non la fa meglio di te? Anche questa. Bisogna migliorare, ragazzi. Bisogna migliorare. Sempre, sempre. Ma attenzione, eccolo qui, che arriva. Qui la regia non si perde un attimo. Attenzione, un po' di defiance. Torniamo subito perché questo duello non va perso. Sono lì, eccoli. Sto, mannaggia. Attenzione. Non è semplice seguirli, non è semplice. Troppo vicini. Sono vicini, troppo vicini. Attenzione. Vedremo in fondo alla 1, in fondo alla prima staccata, Gaetano dentro. La passa, si porta avanti, Gaetano dentro. Vediamo se butta l'attacco a curva 2, invece la stringe, mamma come la stringe. E anche la 3 all'interno. Mamma. Blockbuster di Gaetano, Marco l'ho visto nel posteriore di Gaetano, secondo me Gaetano non si è accorto. Attenzione al doppiato comunque, attenzione al doppiato che potrebbe dare fastidio. Perché si avvicina, non è, stavolta non lo beccano sul rettilineo, ma si arriva proprio in un punto un po' più... Clou, possiamo dire clou. Clou, sì, bisogna sacrificare un po'. Ora la 2 Marco, sembra... Piero sempre terzo. Ma Marco sempre essere un po' più in difficoltà che... rispetto a Gaetano, vedi, prova l'interno ma è lontano. Nel frattempo Gianluca si è dovuto ritirare per il problema tecnico che aveva avuto, esatto. Però intanto prosegue, attenzione che questo è il duello più caldo. Gaetano esce bene, bandiera blu per il doppiato. Ultimo giro, ultimo giro, attenti al doppiato. Attenzione che qui arrivano insieme. Attenti al doppiato, curva ragazzi. Curva 2, Giuseppe, attenzione, speriamo che li senti arrivare, che si allarga, almeno non è di intralcio. Perché qui è un punto molto delicato. Attenzione! Marco, come si avvicina. Marco qui è un piccolo errore, crede di poter entrare, ma è... perde troppo terreno, il doppiato leggermente. No, terminata. Giuseppe non infastidisce, Gaetano vince, secondo Marco. Che duello, Piero arriva lì. Grande Piero, Piero sale sul podio, terza posizione. Poi dopo vedremo se andiamo a consolidare questo podio. Perché... da fare i calcoli rispetto alla qualità.